Ciao, sono Ambra e questo sarà un video first impression dove proviamo insieme, diamo qualche valutazione su questi prodotti di Essence, questo nuovo fondo, la palette contouring, ma anche la loro nuova matita sopracciglia e questo correttore NYX. Eccoci, allora direi di partire con il Fresh and Fit. La tonalità che ho trovato io è la 30 Fresh Honey. Come potete vedere, la consistenza di questo fondotinta è abbastanza cremosa. Lo determina il fatto che non stia scivolando lungo il dorso della mano, ma rimanga bello compatto. Quindi un prodotto decisamente denso. Andiamo ad applicare su tutto il viso. Questo prodotto si stende con una facilità estrema, sicuramente è un fondotinta ad azione idratante, piuttosto leggero, comunque direi abbastanza coprente, una media coprenza. Si lascia lavorare molto bene, si stende davvero con facilità, lascia sulla pelle quasi un effetto bagnato, proprio grazie al potere idratante di questo fondotinta. Vi colpisce la profumazione, sicuramente floreale, chimica ovviamente, che è molto percepibile. Ha un buon potere riflettente della luce e noto che non ha messo in nessun modo in risalto le mie imperfezioni come poretti dilatati, eccetera. Mentre noto che in alcune aree, tra cui questa, vicino al naso, il prodotto è come se scivolasse via lasciando delle macchiette. Direi che per tutti i giorni può essere un ottimo fondotinta, specialmente qualora abbiate una pelle secca o mista. Sulle pelli grasse preferirei sicuramente un prodotto mattificante, comunque con un'azione meno idratante. Non mi dispiace l'effetto finale di questo fondotinta, anche la durata non è malvagia. Ho avuto modo di testarlo in questi giorni in cui però sono malata, quindi da casa, e capirete che non è stato in nessun modo sottoposto a degli stress notevoli. Devo dire che la durata non è male, anche se in alcune aree, come ad esempio i lati del naso, complice anche il fatto che soffiavo il naso ogni 3 minuti, tende ad andare via con una certa facilità, anche se ben fissato. La coprenza media, comunque leggera, di questo fondotinta la si e vince da questa macchiolina che è rimasta scoperta. Una cosa che ho notato, ma non solo in questo caso, su di me la noto da diverso tempo, che il fondotinta Essence è come se fossero presenti sul mio viso, nel senso che hanno un qualcosa che mi dà un leggerissimo, attenzione, non è una cosa molto presente, ma una specie di pizzicore. Nonostante abbia amato e usato per diverso tempo dei fondi Essence, li percepisco, sento che ho addosso il fondotinta, e questo non è determinato dalla pesantezza dallo stesso, magari dipende da qualche profumazione, qualche ingrediente che è messo all'interno. Con una spugnetta tampono le parti oleose, in questo caso la spugna asciutta. Questo trucchetto farà sì che le parti oleose del fondotinta vengano in una qualche maniera assorbite dalla spugna. Va benissimo anche un dischetto struccante o una velina per fare questo procedimento, eh? Ok, altro prodotto Essence che invece mi sta piacendo molto è la Super Last 24 ore. È una matita autotemperante, in questo caso il marrone che ho scelto io è il 20 brown, quindi un marrone chiaro, ed è una matita waterproof. La componente cerosa di questa matita è ben presente, questo fa sì che tenga molto bene in piega le vostre sopracciglia. Il rilascio colore invece è medio, prevale sicuramente la componente cera. Questo fa sì che le vostre sopracciglia risultino meno colorate, più in piega, e abbiamo quasi un sottotono che tende un po' al grigio, soprattutto viste da vicino. Comunque, nonostante questo aspetto, mi sta piacendo molto questo prodotto, lo trovo pratico, veloce da usare e appunto tiene veramente in piega molto bene le sopracciglia. Dall'altra parte poi abbiamo questo pettinino che aiuta, dà una mano a distribuire meglio il prodotto. Questo è il risultato della matita. Il prodotto più interessante in assoluto è questo, è la palette sempre Essence da Strobing and Contouring. Le cialde contengono 15 grammi di prodotto e ora andiamo a utilizzarle. Come vedete abbiamo tre illuminanti, due correttori, questo veramente chiarissimo proprio per determinare le aree di chiaro, e questo giallo che andiamo subito a prelevare per fare la color correction dell'occhiale. Allora, vediamo un pochino dal vivo come risulta. È un giallo molto chiaro che dubito spenga da solo occhiaie un pochino più problematiche come ad esempio la mia. Noto che risulta un po' secchino nell'area del contorno occhi, ha già fatto delle pieghettine. Se avete un'area del contorno occhi molto delicata, non ve lo consiglio proprio a ridosso dell'occhiaia come sto facendo io in questo momento.
e vi consiglio sicuramente di usare questa palette per lo scopo per cui è venduta, quindi andare a creare i chiari e gli scuri. Infatti in quest'area ho provato a usarla a mo' di correttore di contrasto, ma direi che si può notare da sola che l'effetto è drammatico, assolutamente no, un gran peccato. Vado ad utilizzare sempre questo nuovo prodotto, è l'HD Studio Photogenics di NYX, anch'esso troppo chiaro per fare una color correction, però cerco di rimediare al pasticcio che mi ha fatto il correttore chiaro. Allora, questo è un correttore molto chiaro perché comunque è il numero 02, però ha un sottotono leggermente salmone, un rosa appena più caldo, quindi tendente quasi al salmone. Questo su un incarnato pallido, comunque molto chiaro, può spegnere un'occhiaia davvero minima, impercettibile. Comunque questo di NYX è sicuramente un prodotto più fluido, sicuramente più adatto all'area sensibile del contorno occhi. Non so quanto si intraveda dal video, ma dal vivo l'effetto pugno nell'occhio è assicurato. Comunque, no, direi proprio che non ci siamo. Come ho già detto nel video precedente, sicuramente anche questo concealer di NYX va bene per creare chiari sul nostro viso, ma non come correttore da usare da solo. Allora, continuiamo a fare un bel contouring con questa palette. A questo punto direi che riprendo il giallo di prima con questo pennellino di Real Techniques e vado a creare i miei triangle shape sul viso, dove voglio mettere in luce, insomma, nelle aree del viso che voglio mettere in luce. Devo dire che non mi sta particolarmente piacendo la resa, è come se fosse troppo secco il prodotto, si sta depositando davvero male. Direi che la situazione è veramente, veramente drammatica. Non mi sta piacendo assolutamente la stesura di questo colore illuminante. No, veramente drammatico. Si sta distribuendo davvero male. Un prodotto che risulta davvero troppo secco. Ha una texture estremamente evanescente, anche la definirei. Non mi sta piacendo per nulla questo colore chiaro. Magari con gli scuri andremo meglio. Il prodotto sta lasciando delle vere e proprie strisciate. Poco cremoso e al contempo poco fluido. Questo è il pennello con cui ho già steso il mio fondotinta. Allora, a differenza degli altri prodotti che vedremo in uso in questo video, questa palette contouring non l'ho mai, mai provata. E devo dire la verità, mi sta lasciando davvero delusa. Sì, devo dire che mi aspettavo sicuramente un'altra resa. Si sfuma a fatica, è una texture troppo secca, quasi sgranata. Non mi sta piacendo. Dal vivo sto notando veramente un effetto cakey face impressionante. Non riesce a sfumarsi bene, si sta depositando a puntini sul viso. Proviamo con gli scuri. Voglio cambiare pennello, uso questo di Zoeva, il 122 Petite Stippling, che è un ottimo pennello. E cerchiamo una nuance un po' più fredda, prendo la più scura. Anche qua mi sembra di notare il solito discorso, come se lasciasse delle macchioline. Comunque vedo che il colore si sta distribuendo meglio rispetto al chiaro di cui necessariamente ho abbondato con la quantità. Dal video l'effetto non è nemmeno così male, mi sembra, ma dal vivo vediamo che il prodotto tende quasi a smangiare i prodotti che abbiamo messo sotto. Allora, meglio rispetto al colore chiaro, però anche in questo caso il grip del prodotto sulla pelle è molto stridente, nel senso che non riesco a fare una sfumatura a mio modo, devo calcare la mano. È un prodotto che ha una texture davvero poco scivolosa, quasi secchina. Può creare delle difficoltà in fase di stesura, creare addirittura macchie, e in fase di sfumatura va a creare dei veri e propri disastri. Sicuramente gli scuri rispetto ai chiari avrò modo di usarli meglio. Abbondo per vedere il risultato, eh. Mi sembra si sfumi leggermente meglio, forse il pennello. Vediamo qua i lati del viso dove la pelle è più secca. Tende anche questo a fare leggermente l'effetto pellicine, ma in modo molto diverso rispetto alla precedente. Questo trucco è un disastro, lo stavo facendo per registrare altri video. Se dovessi uscire andrei a struccare tutto l'intero viso, assolutamente. L'illuminante chiaro della palette, che va posizionato comunque nel triangolo sopra lo zigomo, mi ha smangiato quasi tutto il fondotinta messo sotto, non sono riuscita a sfumarlo in nessun modo. Comunque, gli scuri secondo me continuerò ad utilizzarli. Questo è il risultato, una texture piuttosto secca di questi prodotti. Comunque,
Diamo una chance anche all'illuminante. Questo proprio è inesistente invece. Inesistente, molto appiccicoso, quasi gelatinoso, ma assolutamente rilascio colore. Non ha rilascio colore, cioè. No, no, direi che non ci siamo. Non ci siamo, mi dispiace molto perché, come sapete, quando io riesco a trovare un prodotto low cost valido, sono felicissima. Prendo questo colore chiarissimo, sempre da Contouring, vado a creare una transition sulla mia palpebra per avere conferma del fatto che sì, anche questo scorre veramente poco, crea quasi delle strisciate sulla palpebra, la rende quasi appesantita. Rugosa. Veramente, veramente un gran peccato. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi lascio poi alla seconda parte dello stesso che verrà caricata nei prossimi giorni, dove proveremo insieme questa tinta di Catrice che è la Velvet Matte Lip Cream. Andremo a vedere com'è e soprattutto questo Lashes of the Day di Essence, il mascara volumizzante più chiacchierato del momento, uno dei più chiacchierati. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo.